Finale incredibile, ma soprattutto amaro per il Castelnuovo, che viene ribaltato in pochi minuti e, complice l'Eurogol di Iannetta, esce fuori senza punti dal Ferrante di Piedimonte Matese dopo aver accarezzato una vittoria nel contesto di una gara tesa, spigolosa, come spiegano anche le due espulsioni, una per parte, che hanno connotato il match. Di Fabio non ha Petronelli e nel 4-2-3-1 di partenza schiera Foglia a sinistra e preferisce Tancredi a San Severino. Si parte con l'incognita vento, le forti raffiche che spirano sull'impianto matesino spingono l'arbitro a effettuare un sopralluogo coi due capitani. Si può giocare per Migliorini di Verona, che dà il via alle ostilità con Grace che para senza problemi la conclusione di Ricci al terzo. Più difficile l'intervento del portiere Scuola Udinese quando la traiettoria di Masi mette in difficoltà Terrenzio, ma El Wasni non trova modo di superare l'estremo del Castelnuovo. Come detto, gara spigolosa, colpo proibito di Riccio a corticchia sugli sviluppi del seguente corner, Migliorini non vede e risparmia il difensore matesino. Quando il corner viene calciato, Grace viene abbattuto in area e la traversa di Albanese è invalidata dal fischio arbitrale. Risponde il Castelnuovo con la punizione che Emili si guadagna e calcia, timide proteste nero-verdi sulla respinta della barriera. 20° traversone di Fabiano, torre di El Wasni per Ricamato che spara alto da buona posizione. Centrale, a metà tempo la conclusione di Emili, pescato dal cross di Tancredi. Nessun problema per Del Giudice, non accade nulla fino all'intervallo. Nella ripresa il Matese serra i ritmi e ottiene la superiorità numerica. Tancredi stende due volte scacco, due cartellini gialli in due minuti e via degli spogliatoi anticipata per il terzino del Castelnuovo all'11°. Eppure sono gli uomini di Guido Di Fabio a passare dopo due minuti. De Giglio svaria su tutto il fronte e va al traversone. Contrasto aereo, ripa albanese, la palla schizza dalle parti di Emili, il cui destro repentino piega le mani a Del Giudice. Matese 0, Castelnuovo 1. Con Foglia arretrato sulla linea dei difensori, la squadra del Vomano si difende con ordine. Al 23° il gol di Ricci è annullato per fuorigioco al momento dell'assist di Fabiano. Il Matese prende d'assalto la porta di Grace, Congiu va vicino al pari al 25°, alla mezz'ora ripristinata la parità numerica, colpo a Terrenzio e rosso diretto per Ricamato. Ma come per il Castelnuovo, anche per il Matese l'espulsione ha un effetto paradossalmente benefico. Il vento devia la traiettoria del cross di Setola, palo, poi Casimirri, Mura e Luasni. Il pari però arriva a 2 minuti dal 90°, quando Congiu, in posizione di centravanti, incorna il cross di Damiano e non lascia scampo a Grace. Il peggio però per il Castelnuovo deve ancora arrivare. Al 94°, Iannetta scaglia un destro saettante sotto il 7 e trova il gol partita. Il Castelnuovo, che per diversi minuti era stato al virtuale secondo posto, viene ricacciato indietro e scavalcato in classifica proprio dal Matese. Un epilogo che fa male.